E siamo con le ultime 6 liste, complessivamente 18 in competizione, a Roseto degli Abruzzi per le elezioni amministrative che si terranno il 15 e il 16 maggio. Vi presento subito quelle presenti, anche perché c'è un posto vuoto al momento, vedremo se nel corso di questa registrazione ci raggiungerà negli studi qui di Silvi Marina. Buonasera a Giovanni Proti, che parla per la lista Sinistra e Riformisti per Roseto e che candida sindaco Teresa Ginoble. Una sedia vuota è quella del rappresentante della lista del Popolo della Libertà, che candida sindaco Ennio Pavone. Buonasera a Manuela Collevecchio, buonasera, che parla per la lista Roseto nel Cuore, che candida sindaco Teresa Ginoble. Buonasera a Carlo Simone, buonasera, che parla per la lista Teresa sindaco, che candida sindaco appunto Teresa Ginoble. Buonasera a Gianfranco Marini, buonasera, che parla per la lista Libera Socialisti, che candida sindaco Ennio Pavone. E buonasera a Marco Tritella, che parla per la lista Sinistra Unita, che candida sindaco Marco Borgatti. Allora, il primo giro lo inizio da Giovanni Proti, lo finisco con Marco Tritella. Brevemente, Proti, ci ricordi, ci presenti questa lista di Sinistra e Riformisti per Roseto? Ma innanzitutto questa lista è nata da una felice intuizione di Franco Di Bonaventura, che mi prospettò questa idea di questa lista di appoggio alla candidatura di Teresa Ginoble. E sì, dall'inizio fui entusiasta e con entusiasmo ho partecipato in prima persona, perché è una lista che raccoglie in sé anime o settori dell'area socialista, cattolica, riformista, ambientalista, anche di sinistra. E quindi diciamo che è una lista che ha sicuramente in sé, porta sicuramente in sé tutto ciò che può rappresentare la società e la collettività di Roseto. E quindi credo che questa lista sicuramente avrà un ottimo risultato. Mi auguro che possa essere una lista che contribuisca in modo fattivo alla vittoria di Teresa Ginoble, e sono convinto che i cittadini di Roseto si rivedranno in questa lista, perché è una lista fatta da giovani, da donne, da professionisti, cioè raccoglie in sé tutta la società civile, economica, giovanile di Roseto degli Abruzzi. Manuela Collevecchio ci presenta la lista Roseto nel Cuore. Roseto nel Cuore è una lista ispirata e voluta da Giulio Sottanelli, che è un uomo politico sicuramente a voi tutti noto, è una persona che ha voluto riversare su di noi le sue, la sua esperienza e la sua aspettativa, ha voluto 16 persone che con la politica non avessero avuto ancora nulla a che fare, quindi siamo tutti e 16, se vogliamo, non contaminati. Siamo 16 persone molto diverse tra di noi, ci sono giovani, chi in cerca di lavoro, chi ancora in attesa di una realizzazione lavorativa molto attesa, ci sono imprenditori, professionisti, insomma una lista molto varia e che con la sua politicità vuole rispondere a tutte le esigenze di tutti i cittadini di Roseto. L'obiettivo è quello appunto di creare una nuova amministrazione fatta di persone nuove, con idee nuove e un nuovo approccio alla politica. Noi non abbiamo voluto perdere l'occasione di dire la nostra su temi che ci appartengono, e far parte di questa lista vuol dire poter dire la nostra e farlo con il cuore. Carlo Simone, ci presenti la lista del sindaco, come si suol dire, Teresa sindaco? La nostra lista è una lista che coniuga in maniera assolutamente speculare la continuità e la tradizione dell'amministrazione che c'è stata a Roseto negli ultimi 15 anni e l'innovazione di un popolo giovane formato sostanzialmente da persone che rappresentano un po' tutte le categorie professionali, sociali e anche associative. Ci sono rappresentanti del mondo sindacale, ci sono persone che fanno gli imprenditori, che fanno i liberi professionisti, gli impiegati, e riteniamo di essere sostanzialmente il valore aggiunto, il valore che consentirà alla nostra coalizione di raggiungere il risultato, speriamo al primo turno di vincere le elezioni. Appunto per questo riteniamo che Teresa sindaco sia stato il nome più opportuno per raggiungere questo obiettivo. Gianfranco Marini ci presenta la lista dei Liberal Socialisti. Ma noi abbiamo formato questa lista dei Liberal Socialisti unendo tutta la tradizione socialista, cioè tutti i socialisti che tradizionalmente stavano nel Partito Socialista hanno fatto questa lista.
e sono alternativi al centro-sinistra attuale, perché noi non abbiamo condiviso più un cammino perché non dava risposte serie alla cittadinanza, quindi abbiamo voluto fare questa lista che appoggiamo il nostro candidato sindaco, quindi è una tradizione, tanto è vero che il candidato sindaco di questa coalizione è un socialista. Riteniamo di poter vincere questa elezione, riteniamo quasi certamente al primo turno, se lo augurano gli altri, ma noi abbiamo dei numeri in nostro possesso che ci dicono, ci confermano quello che pensiamo, quindi vogliamo cambiare il modo di governare Roseto. Marco Tritella, ci presenti la lista di Sinistra Unita. Dunque, la lista di Sinistra Unita è una lista molto eterogenea che al suo interno vede la presenza delle donne quasi paritaria, nel senso sono 7 su 16. Dicevo, è molto eterogenea, ma allo stesso tempo è tutta unita rispetto al progetto che presentiamo portando come sindaco Marco Borgatti. Questo progetto si rivolge all'ambiente e al lavoro e alla sua sintesi. Dicevo eterogenea in quanto sono rappresentate tutte le categorie sociali, ci sono professionisti, sindacalisti, studenti, persone che si occupano di ambiente e della valorizzazione dell'ambiente, quindi come dire, siamo preparati ad amministrare, anche se non abbiamo direttamente esperienze amministrative, ma ci siamo preparati in questi anni a candidarci a succedere ad amministrare a Roseto. Inizio questo secondo giro da Manuela Collevecchio, salto giustamente la sedia vuota, quella del PDL, e lo chiudo con Giovanni Prodi. Allora, Manuela Collevecchio, la lista Roseto nel cuore avrà sicuramente circolato, girato molto in questi giorni con i suoi candidati nella città di Roseto degli Abruzzi. Ecco, che sentore avete avuto, che segnale vi ha dato la cittadinanza e che voi ritenete opportuno soddisfare? È una cittadinanza preoccupata, dove la domanda fondamentale è il lavoro e l'occupazione. Ovviamente è una domanda che arriva principalmente dai giovani e quindi mi sento particolarmente coinvolta in questa richiesta ed è una domanda alla quale la nostra lista vuole rispondere subito. Lo fa in questo modo: la precedente amministrazione ha creato gli insediamenti per nuove imprese di cui Roseto necessita. Con la nuova amministrazione, della quale speriamo di poter far parte e che vogliamo sostenere con Teresa Ginoble, questi nuovi insediamenti devono diventare appetibili per imprese che non conoscono Roseto, e Roseto deve essere in grado di attirare l'attenzione su di sé. Questo vuol dire quindi avere più posti di lavoro e nuove aziende che devono trovare in noi la diversità. E quindi per farlo cosa bisogna fare? Bisogna creare delle agevolazioni, bisogna spronare chi non ci conosce a capire che noi abbiamo tutte le possibilità e soprattutto tutta quella manodopera, quella voglia di fare di cui un'azienda ha bisogno per crescere. Oltre a questo, chiaramente c'è un grosso richiamo sul settore del turismo. Roseto è cresciuta in questi ultimi 10 anni, siamo passati dalle 500.000 presenze alle 600.000. Questo è un dato di fatto e va sfruttato in tutti i modi. E il modo per sfruttarlo chiaramente per noi sarebbe quello di creare una consulta del turismo, un modo per mettere tutti allo stesso tavolo e lavorare insieme per sfruttare la grandissima risorsa che sta nell'avere un posto sul mare che gode di una costa bellissima, di 52 km di territorio esteso in metri quadrati e che ha veramente un grandissimo potenziale, quindi il turismo è sicuramente una delle cose fondamentali. Carlo Simone, stessa domanda, Teresa sindaco, andando in giro per la città? Innanzitutto quello che mi è apparso agli occhi è una sostanziale confusione tra l'elettorato. Confusione dettata dalla, diciamo, atipicità della formazione degli schieramenti che si stanno mettendo in campo. Sostanzialmente la cosa che più mi è apparsa agli occhi è che sta apparendo come novità ciò che novità non è. Ci sono, innanzitutto, la cosa più strana è che fondamentalmente non ci sono candidati di centrodestra. Sono tutti e 7 candidati che hanno una provenienza di centrosinistra. Anzi, se vogliamo dire paradossalmente, forse il candidato che ha una tradizione meno di sinistra è il candidato Teresa Ginoble, visto che ha una provenienza derivante dal Partito Popolare e quindi dalla ex Democrazia Cristiana. E questa è una paradossalità sostanzialmente, perché il candidato sindaco del centrodestra, che noi riteniamo il competitor più importante nei confronti del candidato sindaco Ginoble,
è un competitor che ha una tradizione, una lunghissima tradizione di centro-sinistra. Ma non solo, io penso anche al candidato Aloisi, che è stato per 10 anni assessore all'urbanistica e che critica scelte che questa amministrazione ha fatto in questi anni, come ad esempio Makarska. Makarska, mi sembra che lui era all'epoca assessore all'urbanistica, quindi queste, diciamo, teorie obamiane che si stanno spargendo per Roseto non credo che siano incarnate in una maniera, come dire, ottima da questi interlocutori. Loro, se hanno delle responsabilità, gli amministratori che hanno gestito questa, in questi 15-20 anni il comune di Roseto, beh, io credo che una buona parte della percentuale, una ottima percentuale di queste responsabilità sono distribuibili non solo nei confronti di Teresa Ginobre, ma anche nei confronti di altri competitor. Gianfranco Marini, Libera Socialisti, girando per Roseto, che segnale hanno raccolto? Abbiamo notato una grossa voglia di cambiamento, ma di cambiamento di intendere la politica. Oggi non si dialoga più, non si parla più, le scelte si fanno nelle segrete stanze, non parliamo più con i cittadini, e questo è veramente, c'è un dato negativo. La gente ha capito che non c'è più questo dialogo, ma sono pochi gli indi che portano avanti e decidono le sorti di Roseto, quindi c'è questa grande voglia di cambiamento. Noi sì, abbiamo amministrato, il nostro candidato sindaco è stato assessore, lo sappiamo, ma 4 anni fa noi chiedemmo una verifica perché le cose non andavano. Siamo stati trattati a pesci in faccia, mai concesso una verifica, mai abbiamo potuto parlare di problemi che la gente ci sollevava, e da qui bisognava trarre una conclusione, cioè non si poteva dare più un contributo, non era possibile dare un contributo, e abbiamo creato un'alternativa, ma la gente di Roseto lo sa da 2007 che noi eravamo per creare un'alternativa a questo modo di fare politica e di amministrare. Noi veniamo da una lunga esperienza e ci riferiamo ai sindaci socialisti. E chi oggi si professa socialista dovrebbe ripensare a quei valori che avevamo, quelle risposte che davamo alla gente, quel modo di amministrare. Oggi non c'è più, noi vogliamo ritornare a quella tradizione, vogliamo ridare le stesse cose come l'abbiamo fatta negli anni 70. Marco Tritella, Sinistra Unita, girando per Roseto, che sensazioni ha raccolto da parte dei cittadini, quali esigenze? Dunque, Sinistra Unita, non solo in questo tempo, in questo periodo, ma da quando ci stiamo preparando per appunto amministrare questa città, noi notiamo tra le persone con cui abbiamo il piacere di parlare, di incontrare, una stanchezza per un'amministrazione che viene percepita come verticistica, autoreferenziale, dove l'unico progetto sul lavoro è il clientelismo che la signora Ginobre in questi anni ha seminato molto bene, facendo passare diritti, favori, quelli che sono diritti. Rispetto a queste tematiche sul lavoro, come diceva giustamente prima bene la mia collega, è una grandissima preoccupazione, in quanto c'è la crisi economica che ci riguarda tutti, in ultima in ordine di tempo la Perla che ha chiuso, dove appunto ci sono molte donne che hanno perso il lavoro. Questa amministrazione non si è caratterizzata per essergli stati vicino. Noi proponiamo appunto, grazie al fatto che incontriamo queste persone e quindi proponendo la nostra idea di città di Roseto, le nostre proposte sono proprio rivolte a risolvere questo problema del lavoro, incentrandoci appunto sul turismo, che è una grandissima risorsa di Roseto, ma il turismo non più come quello degli anni 60, degli albergoni o delle famiglie che venivano qui a Roseto a passare l'estate. Purtroppo questo non è più così, il turismo è molto più veloce. Noi proponiamo un'alternativa turistica, di sviluppo turistico, che è fatta dalla ecocompatibilità, un turismo che guarda anche all'interno e non solo al mare, valorizzando il nostro territorio che è appunto esteso e collinare ed è geograficamente molto simile alla Toscana, anzi non abbiamo nulla da invidiare a questi altri posti. Un altro problema che viene percepito, appunto l'autoreferenzialità, è le persone ci chiedono di partecipare ai processi decisionali per la nostra città.
e quindi per questo noi ci impegniamo e continuiamo Giovanni a Proti, farlo. Per quanto riguarda Sinistra e Riformisti per Roseto, girando per la città delle Rose, che percezione avete avuto da parte dei vostri concittadini, dell'elettorato dunque? Ma io con molta onestà devo dire che la maggior parte delle persone che ho avvicinato, o le persone che mi hanno avvicinato, la prima cosa che mi hanno detto, finalmente Roseto avrà un sindaco donna, e che credo che sia un fatto estremamente positivo. La seconda cosa che maggiormente mi dicono è: cercate di andare avanti così come siete andati avanti o sono andati avanti per 10 anni, portate a termine quei programmi e quei progetti che stanno già in itinere e fate in modo che Roseto continui ad essere una città amministrata dai rosetani e non da padrini politici che vengono da Teramo, perché questa è la cosa più importante, quello è quello che mi dicono i rosetani. Cioè Roseto è stata sempre amministrata dai rosetani, lo volevo ricordare anche al mio amico Gianfranco Marini, mai padrini politici teramani sono venuti a dettarci leggi. Qui oramai vediamo che Tancredi si è fatto il suo orticello, Di Dalmazio si è fatto il suo orticello, Gatti si è fatto il suo orticello e alla fine, e alla fin fine saranno loro a decidere le sorti di Roseto. Ebbene, io credo che quello che i rosetani dicono è che loro vogliono continuare a essere amministrati dai rosetani, vogliono continuare ad essere amministrati dal centro-sinistra e soprattutto vogliono che questa donna, che secondo me è stata una ottima amministratrice, tant'è vero che i programmi che si erano dati sono stati condivisi per lunghissimi anni, un po' da tutti, è una donna che comunque sta in mezzo alla gente, è stata sempre in mezzo alla gente, non ha mai fatto demagogia, ma ha portato sempre avanti dei principi sani, dei principi che hanno dei valori morali e soprattutto una donna che ha saputo, insieme alla sua amministrazione, fare grande ancora di più Roseto e che noi speriamo che nei prossimi 10 anni potremo ancora di più farla più grande. Inizio questo terzo giro da Carlo Simone e lo chiudo con Manuela Collevecchio. Allora, Teresa Sindaco, chiaramente c'è una forte affinità elettiva, visto che la lista del sindaco, ma questo gruppo di persone che cosa mette in particolare attenzione nel programma elettorale di allora, Teresa Ginone? Io credo che, come lo stesso candidato sindaco si è espressa più volte, nelle priorità fondamentali della prossima amministrazione che noi siamo sicuramente, siamo certi di governare e di esercitare la nostra collettività, nel nostro territorio, c'è la soluzione del problema della immondizia sostanzialmente e quindi dare inizio alla raccolta differenziata. Questo è un punto prioritario nei primi 100 giorni. Sostanzialmente credo che noi dovremmo risolvere questo problema, un problema che ha creato effettivamente delle distorsioni nella collettività. Purtroppo non dipende solo dal comune di Roseto, perché è noto che noi facciamo parte di un consorzio intercomunale il cui solo un sesto della quota di maggioranza, il 51%, è di proprietà di Roseto, e questa è un'anomalia, perché Roseto rappresenta quasi un terzo dell'intera raccolta complessiva dell'intero bacino. E noi riteniamo che sostanzialmente questo sia una priorità essenziale. La seconda cosa è quella di implementare gli elementi essenziali per creare le condizioni per fare un turismo integrato, un turismo che non sia solo ed esclusivamente finalizzato ai 3 mesi, ai 90 giorni estivi classici che si stanno sempre di più riducendo, ma creare forme alternative di turismo come quello congressuale, come quello sportivo, valorizzando gli elementi che noi abbiamo già, tipo ad esempio la cittadella dello sport. Ma soprattutto la cosa prioritaria è quella di far rendere orgogliosi i rosetani del modello Roseto, che è un modello che noi abbiamo esportato e che ci ha fatto diventare negli anni, a cavallo tra gli anni 90 e 2000, diciamo il baricentro della politica teramana. Gianfranco Marini, i liberal socialisti cosa mettono in cima a quelli che dovranno essere gli impegni del sindaco Pavone? Ma noi sappiamo che il lavoro è un problema drammatico, quindi quando si ricorda che noi dobbiamo ancora amministrare, portare avanti il programma di 10 anni, perché abbiamo creato delle zone artigianali, industriali, dove non è andato nessuno a fare niente, 10 anni, è completamente a secco.
il nostro sindaco, e poi quando noi diciamo che è stato fatto bene, dobbiamo dire che così non è, perché per 10 anni, dal 2001, noi abbiamo fatto quella zona artigianale industriale, non c'è un'iniziativa. Noi abbiamo un'area industriale senza industria, abbiamo un autoporto senza macchine. Quindi qualche iniziativa, perché il comune non può dare risposte immediate, risposte proprio all'occupazione, ma lo può fare indirettamente, agevolando qualcuno che viene qui e apre qualcosa. Non si è visto niente, quindi le poche strutture che c'erano sono andate via. Stiamo per far chiudere anche la Littarolli, se va avanti quello sciagurato piano regolatore, perché quando noi a ridosso della Littarolli consentiamo di edificare, prima o poi il rollo se ne dovrà andare, così. Quindi il problema sarà ancora più drammatico. Sul turismo, parliamo di turismo, le strutture non ci sono più, hanno consentito, perché noi l'abbiamo detto, stiamo attenti perché stanno trasformando queste strutture ricettive, tipo alberghi, le stanno trasformando, non abbiamo più la ricettività. Un PAN che si è impantanato proprio e non dà risposte, e non l'hanno fatto, e non si sa come si dovrà andare avanti, perché l'hanno ritirato. Quindi anche le strutture ricettive, mi riferisco a quelle strutture dei balneatori, lì come si chiamano, che non possono dare nemmeno, non possono modificare niente lì, perché sono scattate le norme di salvaguardia, quindi non possono realizzare niente, no? E quindi nemmeno questi possono andare avanti. Voi ditemi come possiamo fare il turismo noi oggi. I rifiuti è un problema drammatico, e chi l'ha creato questo? I socialisti che sono andati via, o gli altri che non hanno più condiviso questa amministrazione ha creato, che attualmente, e adesso noi pensiamo che questi possono risolvere con la bacchetta magica. Il problema dei rifiuti, il problema porta a porta, c'è stato un aumento del 25% per dire che iniziava, sarebbe iniziato il porta a porta, e il porta a porta non c'è traccia, benissimo. Quello è un pozzo di San Patrizio, non è una vessazione continua nei confronti della cittadinanza, aumentiamo il servizio, non c'è più. Marini, devo interromperla, se no ci allunghiamo troppo, sfatiamo con i tempi. Allora, Marco Tritella, sinistra, purtroppo. Va bene, no, ho capito. Però c'è Roseto per muoversi, sì, assolutamente. Però, forse è più importante. Ma il PDL potrei anche. PDL, mi dispiace per il PDL. Marco Tritella, non perdiamo tempo, sinistra unita. Sì. Cosa mette tra le priorità come lista del candidato sindaco Marco Borgatti? Dunque, faccio una breve premessa per collocare la nostra posizione, da soli, ma soli non ci sentiamo. In che senso? Noi abbiamo lavorato per l'unità a sinistra e anche con il PD. Purtroppo non è stato possibile per distanze politiche notevoli. Piano regolatore approvato negli ultimi 20 giorni di consigliatura in una maniera assolutamente discutibile, dove ci sono dei palesi illeciti che probabilmente inficeranno anche quello che è stato approvato. Sono stati previsti in questo piano regolatore 309.000 metri quadri di cemento a Roseto, dove sappiamo bene già che l'edilizia ha fagocitato gran parte del nostro territorio. Noi diciamo, ma l'amministrazione uscente, gli interessi, ma quali interessi ha fatto? Di chi? Dei rosetani? Siamo sicuri? Siamo sicuri di no, noi no, diciamo di no. È per questo che noi proponiamo quindi una partecipazione dei cittadini, ma una partecipazione al processo decisionale. La democrazia partecipata è un elemento importantissimo, perché i cittadini possono esercitare il controllo sull'operato degli amministratori. Questo si può fare con il bilancio, si può fare con il piano regolatore, si può fare con tante altre istanze di cui si occupa un'amministrazione comunale. Per questo noi vi chiediamo appunto di leggere il nostro programma, ma i rosetani lo conoscono perché stiamo lavorando sul territorio benissimo. Un'altra cosa che voglio dire, Marco Borgatti, che è il nostro candidato sindaco e che è la punta di diamante della nostra lista, è appunto figlio di un progetto che vuole coniugare l'ambiente e la salvaguardia dell'ambiente con il lavoro, valorizzando quello che abbiamo. Perché la valorizzazione di quello che abbiamo, che è un unicum in tutta la costa adriatica, e mi riferisco alla riserva naturalistica del Borsacchio,
è una risorsa economica che non ha pari a Roseto, è la più grande industria che Roseto può avere. Oltretutto, giusto per dare un dato e per valorizzare la bontà di questa cosa, solo l'anno scorso il turismo ecosostenibile ha fatturato 14 miliardi di euro, è una cifra che altre industrie non registrano, per quello chiediamo la fiducia dei cittadini su questo punto, sull'ambiente e sul lavoro. Giovanni Prodi, invece Sinistra e Riformisti per Roseto, mette ai primi posti negli impegni di Teresa Ginovra, sindaco? Ma credo che sia comune il problema da parte anche degli altri, il problema dell'occupazione, del turismo. Ma? Ci mancherebbe altro. Il problema è che io in questo dibattito sto sentendo, noi lo abbiamo detto, però se andiamo a rivedere un po' le delibere consigliari, poi lo hanno sempre votato. Cioè quello che oggi criticano, nelle delibere consigliari sono state sempre votate dai liberal socialisti. Quindi questo noi l'abbiamo detto, comincia a essere un po' una campana stonata. Io dico che Roseto certo ha bisogno ancora di tante cose, ci mancherebbe altro, qui nessuno ha la bacchetta magica. Non dimentichiamoci che quest'anno già Roseto ha avuto 700 milioni di euro in meno di soldi. 700 mila, che sono tanti per una città come Roseto. 700 mila euro in meno significano 700 mila euro di servizi in meno. Certo, bisogna fare anche i calcoli con i bilanci. Io credo che Roseto, questo catastrofismo, cioè di colpo Roseto negli ultimi due anni è diventata la Beirut dell'Abruzzo, la Beirut dell'Italia. A Roseto vengono cittadini in vacanza e rimangono a Roseto quando vanno in pensione, si comprano la casa a Roseto. Il turismo a Roseto è aumentato quest'anno di ben quasi 200.000 presenze e si parla sempre di turismo che va male. Certo, io sono d'accordo con il candidato della sinistra, cioè il turismo ecocompatibile, siamo perfettamente d'accordo. Credo che sia una grande risorsa da utilizzare e da sviluppare, perché credo che sia opportuno fare anche questo. Però insomma, evitiamo di far sì che questa nostra città, che credo che sia forse la più bella della costa adriatica, da Pescara a San Benedetto, è la più bella da Pescara, è la più bella, è una mia opinione, poi lei quando deve intervenire intervenga, però credo che questo catastrofismo non giovi né a chi andrà a governare né a chi rimarrà all'opposizione. Manuela Collevecchio, che cosa mette la lista Roseto nel cuore ai primi posti, ai primi punti dell'impegno di Teresa Ginoble? Come detto prima, sicuramente il lavoro, e al di là di questo ovviamente prendo come spunto la critica del mio collega Marini, il porta a porta per risolvere la questione dei rifiuti. Ci tengo a fare una premessa, come ha anche detto Carlo Simone, il problema dei rifiuti non riguarda soltanto Roseto e questo è testimoniato dal fatto che ci sono tuttora dei procedimenti penali nei confronti di assessori regionali, nei confronti di persone che sono state chiamate a rispondere di questa mancanza, che non riguarda soltanto noi, ma riguarda tutti e sei comuni gestiti dalla CIRSU. Detto questo, al problema rifiuti si può rimediare con il porta a porta, che comunque è un progetto già pronto e partirà dai primissimi mesi di amministrazione di Teresa Sindaco. A questo va abbinato in maniera forte, noi lo difendiamo, la discarica di Gresciano 2, che deve assolutamente rimanere pubblica perché è una risorsa immensa, perché ci permette di avere degli introiti grandissimi dagli altri comuni che si appoggerebbero a noi, perché ricordiamo Gresciano 2 è del comune, e questi introiti ci permetteranno in giro di 3-5 anni, grazie anche all'assistenza del porta a porta, di ridurre il costo le tariffe del rifiuto per tutti i cittadini, questo nel giro di 5 anni. E poi ovviamente sosteniamo la crescita del turismo e nel piano regolatore adottato è prevista un'area per le discoteche, ci tengo a dirlo perché la musica, ed è questo lo devono capire tutti, è importantissima per i ragazzi, bisogna creare anche degli eventi musicali durante tutto l'anno perché è un grandissimo richiamo turistico
l'evento culturale in sé, in particolare quello musicale. Benissimo, siamo all'ultimo giro, perché adesso abbiamo cercato di capire un po' quali sono le diverse posizioni, i modi di pensare, interpretazioni, da parte interessi da parte delle liste, cinque liste qui presenti. E quindi comincio da lei il giro, Gianfranco Marini, lo concludo con Carlo Simone. Il canonico ultimo appello, quella è la telecamera. Carissimo Marini, si rivolga all'elettorato di Roseto degli Abruzzi e l'inviti a scegliere Liberal Socialisti. Io faccio un appello accorato. Io mi ritengo forse il più anziano, dopo naturalmente Giovanni Prodi, ma non è stato poi di età. No. Di età. E forse anche come amministratore, quindi noi con quello spirito, quello che conta lo spirito, quindi noi riteniamo di aver dato un contributo alla città di Roseto, quindi vogliamo continuare a darlo, e quindi facciamo un appello accorato per dire che l'alternanza è il sale della democrazia. Quindi dopo 37 anni che i DS, prima comunisti, poi PDS, DS, oggi PD, possono, sono state all'opposizione. Scusate, sono state all'opposizione, e qui l'amico, se non compagno, non lo so come, se ancora mi consente Giovanni Prodi di chiamarlo compagno. Scusate, quindi, non riapriamo, no, facciamo un appello al voto. Marini. Quindi sa che noi siamo stati all'opposizione mentre questo partito non c'è stato mai, quindi se oggi si dice che qui vengono quelli dall'esterno a governare Roseto, non mi risulta. Non consentiremo mai che uno di un altro posto verrà a Roseto a fare delle scelte. Qui noi abbiamo un candidato sindaco rosetano, è stato nella storia socialista, daremo il nostro contributo per risolvere i problemi in piena autonomia. Quindi questi orticelli che si curano gli altri a noi non interessano per niente. Noi daremo la nostra risposta e ci prenderemo le nostre responsabilità. Vi avevo chiesto prima dell'inizio della registrazione, in estrema sintesi per cortesia, in questo appello al voto, ci riproviamo. Marco Tritella, perché votare l'invito al voto del Sinistra Unita? Allora, votare Sinistra Unita e Marco Borgatti sindaco perché siamo la lista che porta avanti a livello progettuale, siamo all'avanguardia rispetto all'ambiente, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'ambiente come creazione la possibilità di lavoro, per una gestione dei rifiuti che sia il porta a porta non annunciata ma praticata, e per una politica che torni trasparente, partecipata e assolutamente faccia tornare i protagonisti i cittadini di Roseto e non sudditi come sono stati trattati in questi 10 anni di amministrazione di Bonaventura. Giovanni Prodi, l'appello al voto di Sinistra e Riformisti per Roseto. Ma noi, io chiedo ai cittadini di Roseto di votare questa lista, perché il nostro impegno primario sarà quello di dare maggior voce ai cittadini, perché vogliamo essere anche l'anima critica dell'amministrazione. E poi faccio mio uno slogan che un mio simpatico amico ha fatto su qui Roseto. Ben Ali 23 anni al potere, Mubarak 30 anni al potere, Gheddafi 35 anni al potere, Roseto, PC, PDS, se lo si è dimenticato Rosenel Pugni che è stato solo 3 anni fuori dal potere. E allora io la domanda che pongo ai cittadini: quanti attualmente candidati, mi scusi anche, mi vuole scusare Marini, le polemiche, no, quanti candidati nel centrodestra da quanti anni sono al potere? Quindi votate Teresa Ginoblo, votate la nostra lista, perché così anche questo è il modo di cambiare l'amministrazione, la gestione della cosa pubblica Roseto. Manuela Collevecchio, l'appello al voto per la lista Roseto nel cuore. Votate Roseto nel cuore perché siamo persone nuove, ma persone che vogliono un'amministrazione nuova e hanno idee nuove. Nella nostra lista troverete le vostre stesse aspettative, troverete voi stessi e la novità che attendete, perché è la stessa novità che vogliamo anche noi. E siamo persone che non aspirano semplicemente alla poltrona politica, siamo persone che hanno scelto di dare il nome Roseto nel cuore proprio perché in questa campagna elettorale stanno mettendo se stessi, semplicemente perché il nostro obiettivo è quello di migliorare Roseto e renderla amabile non solo per noi ma anche per chi ancora non ci conosce. Carlo Simone, l'appello al voto della lista Teresa Sindaco. Sala Sandir, Teresa Sindaco, perché automaticamente il nostro nome prende spunto proprio dal nome
del candidato sindaco, poi perché noi riteniamo con orgoglio che la storia di questo paese, di questa città, è stata importante non solo per Roseto, ma penso per tutta la provincia di Teramo, e ha creato un modello, forse il vero modello degli ultimi anni, che è il modello Roseto, che ci ha fatto diventare la seconda città della provincia di Teramo, e noi con orgoglio rivendichiamo e con forza rivendichiamo questi risultati, questi obiettivi raggiunti, e soprattutto chiediamo il voto, appunto perché noi siamo e saremo il vero valore aggiunto di questa coalizione. Bene, io vi ringrazio per la vostra chiarezza espositiva, come lo sono stati chi vi ha preceduto nelle registrazioni. C'è stato anche un po' di sale, magari qualche elemento per fare una trasmissione subito dopo, fuori da par condicio e campagna elettorale, ma è giusto che sia così. Grazie a Giovanni Prodi, in bocca al lupo, che ha parlato per la lista Sinistra e Riformisti per Roseto, che candida sindaco alla Ginoble, sedia vuota per la lista del Popolo della Libertà, che candida sindaco Ennio Pavone. Grazie, in bocca al lupo, a Manuela Collevecchio, che ha parlato per la lista Roseto nel cuore, che candida sindaco Teresa Ginoble. In bocca al lupo, buonasera, grazie anche a Carlo Simone, che ha parlato per la lista Teresa sindaco, che candida sindaco Teresa Ginoble. Grazie, in bocca al lupo, e buonasera a Gianfranco Marini, perché ha parlato per la lista Liberal Socialisti, che candida sindaco Ennio Pavone. E in bocca al lupo e grazie anche a Marco Tritella, che ha parlato per la lista Sinistra Unita, che candida sindaco Marco Borgatti. Bene, questa era l'ultima trasmissione con le liste di Roseto degli Abruzzi, una trasmissione che troverete anche sul nostro sito www.tv6.it, e vi ricordo che è già disponibile fra poco sul web anche una trasmissione che abbiamo preparato con i candidati a sindaco di Roseto degli Abruzzi, e che vi proporremo la serata del 13 maggio, venerdì, a partire dalle ore 23, davvero interessante e simpatica. Grazie, buon voto a Roseto degli Abruzzi. L'informazione e soprattutto la comunicazione politica di questi giorni prosegue su 6 News. Arrivederci.